Nel 1983 il numero delle cernie giganti di Lizard Island è talmente esiguo che questa specie è ormai sull'orlo dell'estinzione. Per Ron e Valerie la salvaguardia di questi enormi e miti animali diventa una missione. Con i loro filmati e con le loro fotografie, i Taylor raccontano a tutta l'Australia la storia delle cernie giganti. L'ostinazione di Valerie ha successo. Nel 1985 la zona viene dichiarata area protetta. Oggi qui non ci si può quasi avvicinare. Ogni giorno ci sono molte barche ormeggiate e il posto è pieno di subacquei. La gente viene da ogni parte del mondo per vedere questi pesci, creature maestose dagli occhi un po' sporgenti. Dopo aver trasformato le acque di Lizard Island in una riserva protetta per le cernie, nel 1989 il governo australiano decide di estendere la protezione a tutto il reef circostante. Oggi queste acque sono un rifugio sicuro per migliaia di specie marine in pericolo, tra cui crostacei, tartarughe e balene. La gente aveva avvistato un grosso maschio di balena franca che si era avvicinato alla costa. La schiena era di colore bruno scuro e probabilmente era il padre. Il piccolo era bianco con delle macchie nere. Ron e io siamo subito usciti in mare per immergerci con loro. Il piccolo aveva solo pochi giorni di vita. Se ne stava attaccato alla madre e quando ci siamo avvicinati si è allontanato da noi mettendosi lungo l'altro fianco della madre. Ma dopo un paio di settimane è diventato più intraprendente e ha iniziato a nuotarci intorno. Il piccolo mostrava un certo interesse per i Taylor. Si avvicinava per dare un'occhiata. A volte puntava Ron e Valerie che dovevano spostarsi per non essere colpiti da questo piccolo di balena così curioso. A un certo punto me lo sono ritrovato vicino e gli ho toccato la punta del naso. Un giorno, durante un'immersione, ho trovato il piccolo addormentato sul fondale. Lo sapevate che i piccoli di balena si sistemano sul fondo, chiudono gli occhi e dormono? Beh, lo fanno, li ho fotografati. Quella volta ho toccato il piccolo su una pinna e l'ho svegliato. Lui mi ha guardata ed era come se dicesse «Ancora tu!» e poi si è messo a giocare. Lo abbiamo anche filmato mentre succhiava il latte. Era molto interessante. I piccoli succhiano in fretta ma mai troppo a lungo. È stata un'esperienza meravigliosa. Nuotare insieme a questi fantastici animali, toccarli con la mano, essere accettati da loro. Non abbiamo fatto del male alle balene, le abbiamo sempre sfiorate con dolcezza, ci siamo sempre mossi lentamente e con molta calma. Non siamo mai stati aggressivi e non abbiamo mai cercato di introdurre strumenti nei loro corpi come termometri o cose del genere e alla fine ci hanno semplicemente accettati. È insolito vedere balene franche così a nord di Sydney. Generalmente si spostano davanti alle coste meridionali dell'Australia,
come ad esempio lungo la costa dello stato di Victoria. Così Ron e Valerie erano molto felici di vedere che una madre e il suo piccolo si erano spinti più a nord, vicino a dove loro abitavano. Quando ero piccola, era possibile vedere 100-200 balene per volta. Pochi anni dopo, erano scomparse. Ma adesso stanno ricomparendo e ne siamo felici. Dicono che le balene sono tornate, ma se penso a quante ce n'erano una volta, non si può dire che siano veramente tornate. Ma è rassicurante vedere che stanno aumentando, specialmente le balene franche australi. L'atteggiamento del pubblico è stato decisivo per la protezione delle balene. Sono animali adorabili, alla gente piace osservarle ed è relativamente facile far emanare leggi che proteggano le balene o i delfini. Le cose cambiano quando si affronta il problema degli squali. Eppure hanno lo stesso diritto di continuare a vivere su questo pianeta. Credo che sia molto bello quando è possibile riuscire a intervenire aiutando un animale in difficoltà, come abbiamo visto fare dai coniugi Taylor. Adesso però li abbiamo lasciati un istante perché continuiamo nell'intento di svelarvi i segreti per riprendere i pesci sott'acqua. È venuto a trovarci un amico, ciao Andrea Cocchetti, un caro amico ormai del Pianeta delle Meraviglie, grande documentarista, esperto subacqueo. E la prima cosa, Andrea, ti faccio i complimenti perché abbiamo visto all'opera i coniugi Taylor, ma anche tu una volta sei riuscito ad aiutare addirittura uno squalo in difficoltà, vero? Uno squalo toro in Sudafrica. Ero con un amico che è stato un collaboratore di Jacques Cousteau per 15 anni, pensa, lui ha lavorato con il leggendario comandante Cousteau e al termine di questa avventura Roberto mi ha fatto i complimenti e ha detto guarda, nemmeno con Cousteau avevamo fatto una cosa simile. Beh, stiamo vedendo in questo momento proprio le immagini quando tu stai tentando di togliere, che cos'ha, un amo? Ma evidentemente si era strappato da una lenza di pescatore e siamo riusciti a convincere un naturalista sudafricano che era con noi ad aiutarci nell'impresa di togliergli questo amo dalla bocca. E è stata una cosa abbastanza delicata, ovviamente. Io credo, perché... ho la sensazione che lo squalo capisca che lo state aiutando. Può essere? Perché insomma si è fatto avvicinare comunque. Forse si è reso conto di andare dal dentista con tutte le conseguenze del caso. Comunque si è lasciato avvicinare, cosa che forse diversamente non avrebbe fatto. Adesso però lasciamo per un attimo gli squali, perché abbiamo visto appunto all'opera i coniugi Taylor, sappiamo che tu hai fatto diverse volte riprese agli squali, ma dovete sapere che la cosa che ha fatto Andrea, che mi ha colpito di più, e poi vi sveleremo anche come l'ha realizzata, è stato riprendere le piovre giganti. Dov'è che hai ripreso questi esseri che sembrano facenti parte della mitologia? Siamo andati in Canada, dove fa un freddo terribile anche se si va in estate, e abbiamo avuto l'aiuto di una leggendaria guida canadese, un subacqueo che era stato in copertina anche di riviste molto famose, e pensa che dopo 3 settimane non avevamo ancora trovato questa grandissima piovra, ma solo animali molto piccoli, perché purtroppo anche lì c'è il problema di proteggere l'ambiente marino e c'è la pesca. Sì. E allora noi abbiamo finito i soldi e così con la mia piccola troupe composta semplicemente dalla mia compagna e da un assistente abbiamo affittato una piccola barca di pescatori di salmoni e proprio quel giorno abbiamo trovato un animale gigantesco. Quindi è stato solo un caso fortuito? È stato un caso, purtroppo. Ma quanto era lunga? Guarda, con l'apertura dei tentacoli penso arrivasse oltre 4 metri. Capite bene che quando si parla di film uno crede che siano solo frutto di fantasia, invece esistono questi giganti, li stiamo proprio vedendo, 4 metri, 4 metri. E tu non avevi nessun timore ad avvicinarti? Un pochino, guarda, il mio assistente è scappato. Ecco. E infatti la scena che avrei voluto girare non ce l'ho, di questa piovra che io afferro dal fondale e avvicino alla superficie per poter fare poi le riprese e la piovra si attacca alla nostra piccola barca e i tentacoli che escono dall'acqua da tutti e due i lati della barca. 4 questa metri è la scena che avrei voluto girare. E però che non sei riuscito non a fare. Vabbè, adesso però vi sveliamo in che modo il nostro Andrea riesce a fare queste riprese, perché per andare sott'acqua si usano diverse scafandrature. Certo. La maggior parte di noi è abituata a vedere scafandrature piccoline, invece quella di Andrea è molto complessa, molto grande. Quanto pesa questa scafandratura? Guarda, fuori dell'acqua pesa quasi 80 kg, sì. Completa di telecamera, di luci, di batterie, di monitor.
Mentre invece sott'acqua, ecco, se io ti dicessi, guarda, riesco a tenerla con due dita, però un po' di vento mi porta via con lei, tu ti metteresti a ridere. Però è quello che succede sott'acqua, una leggera corrente mi costringe a andare con lei, non riesco a trascinarla, mentre invece è perfettamente neutra, equilibrata e può essere puntata in tutte le direzioni. Questo è un aspetto molto importante perché altre custodie, anche molto complicate, hanno questo difetto di poter lavorare solo in orizzontale. Invece questa è molto equilibrata in tutti. Quindi nonostante, guardate, è davvero complicatissima questa custodia, la facciamo girare, è nata da una tua idea, da un tuo disegno, ha queste specie di ali che servono per mantenerla per tenerla in equilibrio, poi ci sono le luci, questi faretti che sono indispensabili. Che poi pensa, non sono delle vere e proprie lampadine con una batteria, ma sono dei flash che mandano 25 flash, 25 lampi al secondo e quindi hanno una luce particolarmente bianca, anche se a noi sembra che la luce sia continua. E poi è parlante, tu ti ho raccontato che c'è la possibilità di farla parlare. Questa che è parlante, sono proprio curiosa, in che senso è parlante? Beh, se entra l'acqua, pericolo. Perché dobbiamo immaginare che una telecamera che viene introdotta all'interno di questa scafandratura potrà costare quanto? 70 milioni? Diciamo anche tre volte tanto, il completo. Ho capito, ma dicevo la telecamera dentro. Telecamera, il doppio. Ecco, il doppio, 140 milioni, se uno li allaga si dispera, quindi in che modo parla? Ecco, allora tu stessa potresti fare il sabotaggio. Il sabotaggio, se troviamo, non voglio sabotarla. Ecco, un pochino d'acqua. Ampollina con acqua, eccola qui. Cosa devo fare? Una goccia dentro la telecamera. Vediamo cosa succede. Un po' di acqua. Ah! Questo è l'allarme. Possiamo anche spegnerlo. Oh, piano piano. Per fortuna non è mai successo. Per fortuna non è mai successo, sennò avresti perso tantissimi soldi. Un'ultima cosa, Andrea. Visto che è così pesante, mi hai detto che con la scafandratura e la telecamera pesa circa 80 kg. Come fai a immergerla, a metterla in acqua dalla barca? Guarda, nella mia barca con la quale lavoro nel Mediterraneo abbiamo un piccolo argano che abbiamo fatto finalmente mettere. Invece quando andiamo nelle isole e nei porti del mondo abbiamo bisogno di barche che consentano appunto l'operazione ad almeno due persone che mi aiutano. Grazie tantissimo Andrea Cocchetti, abbiamo scoperto anche questa sera qualcosa di nuovo. Adesso però continuiamo a seguire le avventure dei coniugi Taylor. Fino a non molto tempo fa, la maggior parte della gente riteneva che gli squali fossero solo dei feroci assassini e ucciderli era considerato utile per la società. Uno degli squali che godeva della fama peggiore era lo squalo toro. I mezzi di comunicazione hanno indotto il pubblico a credere che lo squalo toro attaccasse abitualmente l'uomo. Effettivamente, gli squali toro hanno un aspetto che incute timore, ma in realtà non sono affatto aggressivi. Non è mai stato registrato alcun attacco all'uomo da parte di uno squalo toro. È solo un problema di cattiva informazione. Spesso la stampa ha scritto di bagnanti attaccati da squali toro. Articoli del genere hanno un impatto drammatico sul pubblico, ma questi squali sono animali innocui. Ciò nonostante, i cacciatori subacquei ne hanno uccisi talmente tanti da mettere in pericolo la sopravvivenza della specie. Ho scritto molte lettere alle autorità del Nuovo Galles del Sud, chiedendo loro di fare qualcosa per salvare gli squali toro, ma non mi aspettavo grandi risultati. E invece un biologo marino ha appoggiato la mia causa e alla fine ha ottenuto la loro protezione. Nel 1984 gli squali toro diventano i primi squali protetti del mondo. Da allora il loro numero ha iniziato ad aumentare. Per i Taylor, immergersi con questi squali è stata un'esperienza entusiasmante. Sembrano animali pericolosi perché hanno sempre la bocca semiaperta, da cui sporgono denti lunghi e affilati. Sono grossi, possono superare i 3 metri di lunghezza, ma possono essere avvicinati senza pericolo, fino a toccarli. Questi squali hanno l'abitudine di spostarsi in banchi composti da numerosi esemplari.
La prima volta che Ron ha nuotato liberamente in mezzo a un banco di squali toro è stata un'esperienza per lui indimenticabile. Un'esperienza che con altre specie di squalo conviene fare in condizioni di maggiore sicurezza. Ad esempio con lo squalo bianco, che nell'immaginario collettivo è l'incarnazione stessa del pericolo. Non avrei mai immaginato che la gente sarebbe stata disposta a pagare del denaro per vedere uno squalo bianco. Ma all'inizio degli anni 70 c'era un grande interesse per questi animali. Più la gente impara a conoscere il mare e più è in grado di insegnare agli altri ciò che sa. Osservare gli squali bianchi dall'interno di una gabbia è diventata un'attrazione turistica e ha contribuito a far sì che questi animali diventassero una specie protetta. Nel 1998 il governo australiano si piega all'opinione pubblica e emana una legge per la protezione del grande squalo bianco. Alla base di una simile iniziativa c'è la considerazione che statisticamente gli attacchi degli squali causano meno vittime dei fulmini o delle punture delle api. In tutto il mondo gli squali sono in serio pericolo, ma credo che in futuro gli uomini cambieranno atteggiamento verso questi meravigliosi animali e li tratteranno con il rispetto che meritano. L'ostacolo più grande nel campo della politica protezionistica è l'apatia, perché la maggior parte della gente in realtà non si interessa del problema e io credo che non se ne interessi semplicemente perché non sa. Molte persone vedono l'oceano come un luogo misterioso e sconosciuto che incute paura, in cui si nascondono mostri e in cui si aggirano strane creature. Ma non è così. È un posto meraviglioso, pieno di vita, di colore e di bellezza, che chiede soltanto di essere conosciuto. Io credo che ci sia un grande futuro per l'oceano. La gente guarderà l'oceano con nuovi occhi e lo vedrà per quello che è veramente. 2/3 del pianeta sono ricoperti dall'acqua e sono importanti almeno quanto la terraferma su cui viviamo. Il messaggio che i Taylor cercano di diffondere è chiaro. Il mondo sottomarino sta rapidamente perdendo molte delle forme di vita che lo abitano. Tocca a noi fare qualcosa per conservarle. Adesso, insieme ad Orsetta, è giunto il momento di darvi la soluzione del nostro gioco. Chi ha seguito il filmato dell'inizio della trasmissione comunque dovrebbe aver già capito. Che cosa vi avevo chiesto? Vi avevo chiesto a che velocità il colibrì batte le ali. Voi potevate scegliere fra 3 risposte. La risposta A era 6 volte al secondo. La risposta B, 60 volte al secondo. La risposta C, 600 volte al secondo. La risposta esatta qual è? Naturalmente la risposta B, 60 volte al secondo. Fra tutti coloro che hanno indovinato verrà estratta la nostra bellissima telecamera digitale. Adesso Orsetta, sei pronta? Stiamo per partire per andare in Australia a conoscere un personaggio strano. Si chiama Rob Bredel e ha dedicato tutta la sua vita all'esplorazione e alla ricerca degli animali più strani e particolari. Questa sera, assieme a Rob, attraverseremo deserti, foreste pluviali, isole sperdute, alla ricerca di serpenti, varani, dragoni d'acqua e... non diciamoli tutti, sennò non c'è più la sorpresa. Sei d'accordo? Orsetta? Andiamo! Questo è Rob Bredel, uno dei maggiori esperti di rettili australiani, animali per cui provo un misto di rispetto e ammirazione.
Ho passato gran parte della giornata in cerca di un mio parente. Rettili e mammiferi possono sembrare molto diversi fra loro, ma in realtà entrambi possiedono uno scheletro, degli organi interni, il sangue, la pelle. Sono solo strutturati in modo diverso. Ma veniamo al parente. Ne ho trovato uno. Eccolo qui. Avanti, bello, fuori. Vieni fuori. Forza, vieni fuori. Guardatelo, non è splendido? Si chiama Pitone di Bradle, in onore di mio padre che lo ha scoperto. Quando gli australiani pensano ai serpenti, immaginano subito le specie più velenose e mortali. E tutto sommato è comprensibile, perché in Australia vive la maggior parte dei serpenti più pericolosi del mondo. Da questi killer micidiali, Rob Bradle non è mai stato morso, ma ce n'è uno di cui persino lui ha paura. Posso sembrare un po' nervoso, e in realtà lo sono. Ho qui con me un taipan della costa, uno dei serpenti più temuti in Australia. Se morde non lascia scampo, non perché il suo veleno sia il più mortale, ma perché ne inietta molto. Ha denti estremamente lunghi e raggiunge grandi dimensioni. Come se questo non bastasse, ha anche l'abitudine di mordere più di una volta. Ha veramente un pessimo carattere. È un grosso esemplare, lungo più di 2 metri. I denti veleniferi sporgono da 2 tasche presenti sulla mascella superiore. Accidenti, come si dimena. Avanti, devi mordere qui, forza, da un bel morso. Ah, ecco che morde. Guardate i suoi denti, guardate. L'ho costretto a conficcare i denti sull'orlo del contenitore. Adesso non sta mordendo. Ecco, potete vederli i denti, proprio qui, in primo piano. Il taipan della costa merita sicuramente rispetto, ma nonostante la sua pessima fama e le sue terribili potenzialità, non ha causato finora molte vittime. Vive infatti in zone poco frequentate dall'uomo. Questo è un serpente bruno orientale. Nonostante sia il secondo serpente più velenoso del mondo, non è pericoloso quanto il taipan. La ragione sta nel fatto che inietta una piccola quantità di veleno 30 volte inferiore rispetto al taipan e ha denti piuttosto corti. Questo invece è un taipan dell'interno, il serpente più velenoso del mondo. Pensate che il suo veleno è 180 volte più potente di quello del cobra reale. Eccolo, il cobra reale. Siamo a Chiang Mai, nella Thailandia settentrionale. Qui i cobra vengono allevati per motivi di ricerca, ma anche perché rappresentano una spettacolare attrazione turistica. Questi uomini hanno studiato a fondo le varie specie di cobra. Ne conoscono la velocità, il carattere, la distanza da cui colpiscono e soprattutto sanno valutare i loro comportamenti. Il cobra, ad esempio, è prevedibile. Colpisce sempre in avanti e dall'alto in basso. E gli addestratori lo sanno bene. Se si sentono minacciati, i serpenti australiani di solito scappano e vanno a nascondersi il più velocemente possibile. I cobra, invece, tendono a rimanere dove sono. Probabilmente è questo il motivo per cui mordono così tante persone. Nella sola India ne uccidono circa 10.000 all'anno. Non ci si potrebbe esibire in questo modo con i taipan o con gli altri serpenti australiani. Potrebbe essere fatale. Pur essendo parenti stretti dei cobra, possono colpire in qualsiasi direzione e sono in grado di scattare in avanti per l'intera lunghezza del corpo. Non c'è da stupirsi se Rob Bradle è incuriosito dei cobra asiatici ed è ansioso di provare a maneggiarli. Puoi mostrarmi come cattureresti quel serpente se lo incontrassi nella foresta? Ecco, vedete? L'addestratore si avvicina. Lo afferra in modo diverso rispetto a prima.
Dai, prova da sopra. Sì, così. Reggimi questo. Innanzitutto dobbiamo avvicinarci. Poi, molto lentamente, basta mettergli una mano sulla testa. Delicatamente. Il serpente non vede che cosa sto facendo e può solo attaccare in avanti. Ecco fatto. Ecco come catturare un cobra, il serpente più pericoloso al di fuori dell'Australia. Ma che cosa bisogna fare quando si incontra un serpente velenoso? E soprattutto quando non si hanno l'esperienza e il coraggio di Rob Bradle nel trattare animali del genere. Se vi trovate nelle vicinanze di un serpente, la cosa migliore da fare è non muoversi. Assolutamente non muoversi. Adesso io mi muovo, ma lo faccio così lentamente che il serpente non si accorge del mio spostamento. He doesn't even notice that movement, as you can see. Ma se mi muovo velocemente se ne accorge. If I move quick. Quando si parla di pericolosità di un serpente, la potenza del veleno non è l'unico fattore importante. La lunghezza dei denti, la quantità di veleno iniettato e il suo meccanismo d'azione sono elementi altrettanto determinanti. Questo taipan dell'interno è in caccia. Azzanna la vittima una sola volta, inietta il veleno, poi si allontana e aspetta. L'attesa non dura a lungo. Il suo veleno è in assoluto il più tossico fra quelli prodotti dai serpenti. Ma nonostante questo, il taipan non vuole rischiare. Allontanandosi dalla vittima, evita eventuali morsi. Solo quando è ben sicuro che il topo è morto, si avvicina per divorarlo. Il veleno del taipan agisce soprattutto sul sistema nervoso della preda e nel giro di pochi secondi provoca la paralisi dei muscoli respiratori. La vittima muore per asfissia. La strategia d'attacco del serpente bruno orientale è diversa. Anche il suo veleno è estremamente tossico, tant'è vero che con un solo morso può uccidere un cavallo, ma ne produce poco e per di più i suoi denti sono molto corti. Per questo motivo, una volta azzannata la preda, non può permettersi di lasciarla andare. Deve essere ben sicuro che il veleno penetri in quantità sufficiente ad ucciderla. Se usasse la stessa strategia del taipan, la preda potrebbe allontanarsi troppo prima di morire e rischierebbe di sfuggirgli. Il serpente bruno è una delle poche specie il cui veleno è efficace anche nei confronti degli altri serpenti, che assieme ai roditori e alle lucertole costituiscono il 90% della sua dieta. Lui, in compenso, è completamente immune al veleno delle sue vittime. Ma in Australia non ci sono solo serpenti, ci sono anche molte lucertole e soprattutto molti scinchi. Che cosa vi posso dire degli scinchi? Sono i più numerosi tra i rettili e si presentano in tutte le forme e dimensioni, da questo piccolissimo scinco dei boschi alla specie più grande, l'Egernia gigante. Possono avere le zampe o esserne privi. Non vorrei farmi mordere. Questo animale ha un morso molto doloroso. Ok. Lo rimetto nel sacco. E adesso ve ne mostro uno che non ha le zampe. Eccolo. Sta uscendo dal mio taschino. Anche questo è uno scinco. Si chiama pigopodio. Questo scinco di solito si mangia quest'altro. Gli scinchi sono cannibali. Questo invece si chiama scinco dalla lingua rosa. Se viene aggredito perde la coda, come tutti gli scinchi, ma c'è una certa differenza tra lui e tutti gli altri, perché ha la coda prensile, anche se adesso non ha voglia di usarla. Probabilmente ha voglia di scendere. Dai, attaccati al dito. Eh sì, aveva voglia di scendere. Su, dai. È strano, ma la sua lingua non è affatto rosa. Oh,
Guardate che cosa ha fatto. Questi animali si appendono anche con la bocca. Hanno mandibole talmente robuste che possono frantumare il guscio di una lumaca. In Australia vivono quasi 800 specie di rettili. E se ai serpenti spetta il primato della velenosità, alle lucertole spetta sicuramente il primato della stranezza. Una delle più singolari è sicuramente il Moloch, che gli australiani chiamano Thorny Devil, cioè diavolo spinoso. Sul fatto che sia spinoso non ci sono dubbi, ma tutto si può dire di lui tranne che sia diabolico. È difatti una creatura lenta, pacifica e del tutto innocua. Soltanto le formiche hanno motivo di temerlo, dal momento che rappresentano il suo unico cibo. In una sola giornata può arrivare a mangiarne anche 2500. Per dissetarsi, il Moloch utilizza una tecnica molto personale che non trova riscontro in nessun altro rettile della Terra. Se trova una piccola pozza d'acqua, ci entra dentro. Per capillarità, l'acqua risale lungo le zampe e si distribuisce su tutta la superficie corporea. A questo punto viene assorbita attraverso la pelle. Non soddisfatto delle stranezze offerte dai rettili australiani, Rob Bradle si è spostato nell'Asia sud-orientale, dove vive l'unica lucertola al mondo in grado di volare. Questo animale, che non a caso si chiama drago volante, ha delle costole particolarmente sviluppate, su cui si inserisce una membrana cutanea che funziona come un paracadute. E dopo le lucertole volanti, tocca a quelle acquatiche. Siamo nell'isola di Celebes, nell'arcipelago della Sonda. Qui vive una delle poche specie che finora Bradle non aveva mai incontrato. Si tratta di un idrosauro, una grossa lucertola che appartiene alla famiglia degli agamidi, la stessa di cui fanno parte anche il Moloch e i draghi volanti. I maschi adulti possono arrivare a oltre un metro di lunghezza e sono caratterizzati da una piccola cresta dorsale, ma soprattutto da una vistosa cresta sulla coda. Ecco la lucertola con una vela sulla coda. I locali la chiamano Lazara. Nell'isola di Celebes, gli idrosauri sono ancora abbastanza numerosi. In passato erano cacciati dagli indigeni, che apprezzavano molto le loro carni bianche e saporite. Ucciderli, inoltre, non era difficile, dal momento che si lasciano avvicinare facilmente e non dimostrano un particolare timore nei confronti dell'uomo. Oggi sono protetti e sono gli stessi indigeni a vigilare perché nessuno li disturbi. Rob Bradle ha avuto un permesso speciale per catturare un grosso maschio. Non ha intenzione di portarlo con sé in Australia. Vuole soltanto avere l'opportunità di studiarlo da vicino. Su questi animali si sa ancora abbastanza poco. Si sa che sono vegetariani, che passano molto tempo sugli alberi e che si buttano in acqua per sfuggire ai pericoli. Ma alcune particolarità della loro anatomia e del loro comportamento non sono ancora chiare. A me sembra un dinosauro, un animale dimenticato dal tempo, una bestia magnifica. Ha delle caratteristiche insolite, oltre la coda a vela. Ad esempio, un corno sul naso. A che cosa gli serva non lo so proprio. Per me assomiglia di più ad un'iguana che a un agamide. Io ho una mia teoria su questo naso. Secondo me è utile per respirare nei torrenti, soprattutto quando sono un po' impetuosi. L'acqua in questi casi scorre lungo il muso, forma dei piccoli mulinelli davanti alle narici, e non entra nel naso dell'animale, e così riesce a respirare. Ma adesso penso che sia proprio l'ora di lasciare andare il nostro idrosauro e di ritornare ai miei amati serpenti. Questo è un'anaconda. E questo è un boa constrictor.
tempi. Sono boidi del nuovo mondo e sono ovovivipari. Le uova, cioè, si schiudono nel ventre della madre. I pitoni, che sono i boidi del vecchio mondo, depongono invece le uova e in molti casi le covano. Questo è un pitone reticolato, il serpente più grande che si conosca e che vive nelle zone tropicali dell'Asia. È lungo circa 6 metri, ma crescendo può arrivare fino a 10. Bello grosso, vero? Esercita una pressione incredibile. La mia mano è già intorpidita ed è passato solo un minuto. Mi si è quasi fermata la circolazione. Se questo serpente ti stringe il torace, hai 2 minuti di vita. Se lasci uscire l'aria dai polmoni, non riesci più a inspirare. Questo sì che è un serpente. Pesa circa 110 kg. Quasi tutti di muscoli d'acciaio, una potenza micidiale. Ti fa a pezzi anche solo se ti cade addosso. Nonostante abbiano una bocca relativamente piccola, i pitoni sono in grado di inghiottire prede di dimensioni considerevoli. Questo pitone d'acqua potrebbe ingoiare non soltanto l'uovo, ma anche l'oca selvatica che lo ha deposto. La caratteristica più straordinaria dei serpenti è però la loro grande adattabilità a qualsiasi ambiente, dal deserto alla foresta pluviale. Non hanno le zampe, eppure si arrampicano sugli alberi e lungo pareti rocciose quasi verticali. Sono tutti predatori, ma quando la preda è troppo grossa e combattiva, riescono sempre a trovare una via di fuga. Alcuni, come questo serpente volante indonesiano, possono addirittura lanciarsi nel vuoto e planare fino a terra come un aliante. Nel Queensland sudorientale ci sono serpenti che hanno imparato a catturare i pipistrelli. Ogni sera, dopo che i pipistrelli sono usciti in cerca di cibo, i serpenti si appostano all'ingresso delle grotte in cui le loro prede trascorrono le ore di riposo. Una volta raggiunte le postazioni di caccia, i serpenti attendono il ritorno dei pipistrelli, dopodiché li afferrano al volo e li divorano. Magari con qualche difficoltà, visto l'ingombro delle ali. Nei climi caldi, i serpenti sono generalmente ovipari, ma in quelli più freddi la deposizione delle uova non è il meccanismo riproduttivo migliore, perché spesso la temperatura dell'ambiente non è sufficiente a garantire il regolare sviluppo dell'embrione. In queste condizioni climatiche, i serpenti sono diventati ovovivipari, danno cioè alla luce piccoli già completamente sviluppati. Ciò ha permesso loro di colonizzare anche le regioni più fredde del continente australiano. Tipici rappresentanti di questa categoria sono i testa di rame, che vivono nelle zone più fredde dell'Australia, vicino agli stagni e ai corsi d'acqua. Subito dopo la nascita, i loro piccoli sono completamente autosufficienti e sono già provvisti di una quantità di veleno in grado di uccidere un uomo. Anche i serpenti tigre sono ovovivipari e si sono adattati ai climi più rigidi caratteristici dell'Australia meridionale. Di solito vivono negli acquitrini e si cibano di rane. Ma ai margini del loro territorio di distribuzione le condizioni climatiche sono molto diverse e questi serpenti sono costretti a vivere in zone aride in cui le rane non esistono. Come fanno a sopravvivere in un ambiente in cui mancano le loro prede abituali? Per capirlo, dobbiamo spostarci all'estremo sud del continente australiano, in un piccolo arcipelago al largo della penisola di Eyre. Questa è l'isola di Revesby, dove possiamo osservare un ottimo esempio di come funziona l'evoluzione della specie, grazie ai serpenti tigre. Revesby, insieme a Roxby e a una manciata di altre piccole isole dell'Australia meridionale, è rimasta isolata dalla terraferma soltanto 7.000 anni fa. Pochissimi animali sono riusciti a sopravvivere su queste isole, aride e inospitali, dove vengono a riprodursi soltanto alcuni uccelli marini. Ma i serpenti tigre ce l'hanno fatta. Senza acqua e senza rane di cui cibarsi, questi rettili hanno dovuto adattarsi, e nel volgere di un periodo relativamente breve
hanno radicalmente cambiato le loro abitudini alimentari, imparando a nutrirsi dei pulcini degli uccelli delle tempeste. Qui sull'isola di Revesby i serpenti tigre sono grossi e ben pasciuti, ma sull'isola di Roxby, a pochi chilometri di distanza, sono diversi. Catturare questi serpenti è la cosa più facile del mondo. Non sono affatto aggressivi. Sull'isola di Roxby non c'è acqua e non ci sono nemmeno siti di nidificazione, eppure i serpenti tigre sono riusciti ugualmente a sopravvivere. I serpenti tigre che vivono su Roxby sono molto più piccoli di quelli di Revesby. Il motivo delle loro ridotte dimensioni è presto spiegato. In mancanza di grosse prede, i serpenti tigre hanno dovuto ripiegare su piccole lucertole, gli scinchi striati. E di conseguenza, la selezione naturale ha favorito gli esemplari più piccoli, in grado di sopravvivere anche con il modesto apporto alimentare fornito da prede così minuscole. Ma se i serpenti tigre hanno cambiato le loro abitudini alimentari, non hanno abbandonato quelle acquatiche. I pescatori locali incontrano spesso i serpenti tigre mentre nuotano in mare aperto. È strano per dei serpenti. Ti vengono incontro, ma solo per fermarsi e curiosare. Non attaccano, sono solo attratti da tutto quello che c'è nell'acqua. Alcuni esemplari sono stati avvistati anche a 10 chilometri dall'isola più vicina. Forse si dirigono verso le altre isole quando quella in cui vivono è sovraffollata, o forse amano semplicemente nuotare. I rettili si sono sempre trovati a proprio agio in Australia. Le difficili condizioni climatiche di questo continente sono ideali per creature dal metabolismo lento. I grandi varani, che qui vengono chiamati goannas, sono più numerosi che in qualsiasi altra parte del mondo, perché, a differenza dei mammiferi, le loro necessità alimentari sono relativamente modeste. Qui i grandi varani sono sempre stati al vertice della catena alimentare. Non hanno mai avuto nemici, almeno fino all'arrivo dell'uomo, circa 60.000 anni fa. Da allora sono sempre stati uno dei cibi preferiti degli aborigeni. Oggi sono animali protetti e anche gli aborigeni cominciano a rispettarli. Ma se vuole trovare un varano, Rob Bradle ricorre ancora al loro infallibile istinto di cacciatore. Se pensate che questa sia una grossa lucertola, venite con me nell'isola di Komodo. In Australia non c'è nulla di paragonabile a questo animale. Da noi ci sono molti varani, ma nessuno arriva alle sue dimensioni. Non fatevi ingannare dal suo aspetto. Questo è molto giovane, ma da adulto è tutta un'altra cosa. Vedere dei piccoli gironzolare qui intorno è confortante. Significa che i loro genitori si stanno riproducendo e questa è una buona assicurazione per il futuro. Baby giant. Un piccolo gigante. Mi piacerebbe vedere suo padre. Eccolo qui. È il varano di Komodo. È uno dei rettili più affascinanti che io abbia mai visto. Vorrei conoscerlo meglio e credo che mi fermerò qui ancora per un po'. A presto. Good morning. E adesso lasciamo l'Australia per raggiungere il continente africano e incontrare una cara amica del pianeta delle meraviglie. Sono ancora con Kobe Kruger, grande amica degli animali, ha vissuto per tanti anni nel cuore del National Park Kruger, nel centro del Sudafrica. Ha scritto anche un libro famoso nel mondo, È nel cuore un leone, dove racconta la sua esperienza di vita a stretto contatto con un cucciolo di leone che poi diventa adulto e deve essere reintrodotto in natura. E nel corso di queste sue esperienze di vita spesso ha incontrato elefanti dal temperamento un po' aggressivo, diciamo così. Ti è mai capitato di correre dei seri pericoli in quanto attaccata da elefanti arrabbiati? Sì, gli elefanti oltretutto sono degli animali enormi, però sono animali abbastanza miti e molto intelligenti. In genere non danno problemi.
Ma naturalmente non li devi disturbare se non vuoi essere disturbato da loro. E a volte ci possono essere dei malintesi. Magari un elefante ritiene che tu lo stia disturbando anche se non ne hai proprio l'intenzione. E questo può effettivamente rappresentare un problema, anche per via della stazza dell'animale, della sua velocità. È capitato in alcune occasioni di vederci caricati dagli elefanti. Per me è stata un'esperienza abbastanza terrorizzante, però siamo sempre riusciti a scappare in tempo. Come ci si deve comportare, appunto, se si viene attaccati da un elefante? È un'ottima domanda. Con molti animali puoi utilizzare il linguaggio del corpo per inviare un messaggio, per far loro capire che non li stai minacciando. Ma l'elefante è un po' grosso, per cui non è così agevole intrattenere con lui un dialogo. La cosa essenziale è sempre non disturbare una mamma e il suo piccolo. Questa è la prima regola, perché le mamme sono sempre molto protettive nei confronti dei loro piccoli e nella maggior parte dei casi un elefante o un branco di elefanti ti attacca quando ritiene che un piccolo venga minacciato. Quindi questa è la primissima regola, mai avvicinarsi ai cuccioli. Tuo marito, Cobus, però ha scoperto un modo alternativo per difendersi dagli elefanti. Un modo molto strano che ha a che vedere con un uovo, per caso? Sì, è vero. Ha scoperto uno strumento veramente insolito. Io per prima sono rimasta molto sorpresa. Una sera eravamo a letto, abbiamo sentito degli strani rumori fuori e abbiamo capito che erano degli elefanti che stavano abbattendo la recinzione. Stavano entrando nel nostro giardino. E ho detto, Cobus, cerca di fare qualcosa. Cobus è uscito dal letto, è corso fuori e mi ha detto, presto, portami un uovo. Un uovo? Mi sono domandata, ma che cosa vuole? Perché vuole un uovo? Però non mi sono messa a discutere. Gli ho portato l'uovo e sono andata anch'io nel giardino per vedere quello che stava per succedere. C'erano due elefanti che erano riusciti a entrare nel giardino e stavano abbattendo gli alberi. Cobus ha lanciato l'uovo contro uno di questi elefanti colpendolo alla spalla. L'elefante ha sollevato la proboscide e ha cominciato ad annusare l'uovo, rimanendone disgustato evidentemente perché è fuggito via insieme all'altro. Grazie Kobe, allora abbiamo imparato un'altra cosa nuova, innanzitutto che non dobbiamo mai disturbare gli elefanti, soprattutto se sono in compagnia di piccoli che devono difendere, e poi anziché portare fucili usiamo delle uova, otteniamo gli stessi risultati senza nessuna violenza, rispettando degli animali che sono davvero un simbolo per tutta l'Africa. E naturalmente questo vale per tutti gli elefanti, non soltanto per quelli africani, anche per quelli asiatici, che adesso andiamo ad incontrare. Fino a poco tempo fa, gran parte dell'Asia tropicale era coperta da fitte foreste dove vivevano centinaia di migliaia di elefanti. Erano distribuiti in una vasta area geografica che andava dalla Mesopotamia fino alla Cina meridionale e all'Indonesia. Oggi stanno perdendo ovunque il loro territorio e stanno vivendo una situazione di pericoloso cambiamento. Gran parte del loro habitat naturale è stato distrutto e l'elefante asiatico rischia ora l'estinzione. La sua storia è iniziata circa 35 milioni di anni fa con il Phiomia, un progenitore africano che nel corso del tempo si è evoluto ed è migrato in Asia. Nel tempo, poi, uno dei suoi discendenti è diventato l'Elephas maximus, vale a dire l'elefante asiatico. Molti pensano che gli elefanti siano parenti stretti degli ippopotami, ma in realtà non è affatto vero. I parenti più stretti degli elefanti sono i lamantini e i dugonghi. Sembra infatti che questi pacifici abitatori dei mari caldi discendano da un antenato terrestre, lo stesso che circa 50 milioni di anni fa avrebbe dato origine alla linea evolutiva degli elefanti. Gli elefanti sono animali che sembrano fatti apposta per smentire le prime impressioni. La loro mole li fa sembrare goffi e lenti, mentre invece sono dotati di un'insospettabile agilità.
La caratteristica più evidente degli elefanti rimane comunque la proboscide, un organo che deriva dalla fusione del naso con il labbro superiore. La proboscide è un sofisticato strumento olfattivo che può percepire gli odori a chilometri di distanza. Ma la sua funzione principale è quella di raccogliere cibo e acqua. Per bere, l'elefante non usa la proboscide come una cannuccia. La proboscide, infatti, serve soltanto ad aspirare una colonna d'acqua che poi viene spruzzata nella bocca. La proboscide è anche utile per respirare sott'acqua. Non sono molti gli animali che hanno la fortuna di possedere un boccaglio incorporato. Usare correttamente la proboscide non è una cosa semplice. È formata da circa 150.000 fibre muscolari e per sfruttarla al meglio sono necessari una grande coordinazione e un costante esercizio. Questo piccolo, in ogni caso, sembra molto orgoglioso dei progressi che sta facendo. In tutta l'Asia esistono attualmente non più di 50.000 elefanti, un decimo rispetto a quelli che vivono in Africa. Tra le varie sottospecie, quella di maggiori dimensioni vive nell'isola di Ceylon, l'odierno Sri Lanka, e il parco nazionale di Uda Walawe è uno dei luoghi migliori per osservare questi giganti allo stato libero. Qui c'è grande abbondanza d'acqua, una situazione ideale non solo per gli elefanti, ma anche per le numerose altre specie di uccelli, mammiferi e rettili che popolano il parco. Nonostante le ridotte dimensioni del territorio e i grandi problemi economici che lo affliggono, lo Sri Lanka ospita 6 importanti parchi nazionali dedicati alla protezione della flora e della fauna. La maggior parte dei 4.000 elefanti esistenti sull'isola vive in queste aree protette, ma alcuni vivono anche nei centri urbani e in particolare a Kandy, la città sacra in cui è conservata una preziosa reliquia, un dente di Buddha. Questo grande maschio di nome Raja è venuto a rinfrescarsi ad una fontana della città. Raja ha un ruolo privilegiato perché soltanto lui ha l'onore di portare il dente di Buddha in processione durante la Perahera, la principale festività religiosa dell'isola. Per gli elefanti selvatici la vita non è altrettanto facile. Durante la stagione secca devono scavare se vogliono trovare l'acqua e devono scavare anche per procurarsi i sali minerali necessari a combattere la disidratazione. Gli elefanti asiatici condividono il loro habitat con molte altre specie, come questo pitone birmano, il più grande fra i serpenti che vivono in Asia. Un pitone può resistere per diversi mesi senza mangiare, ma quando l'acqua è disponibile va a bere regolarmente. Il pitone non rappresenta una minaccia per l'elefante, ma questo cobra possiede abbastanza veleno da uccidere un piccolo in meno di un'ora. Quando è spaventato o quando vuole impressionare i nemici, il cobra allarga il cappuccio mettendo in risalto i caratteristici occhiali che gli danno un aspetto ancora più minaccioso. L'isola di Sumatra, nell'arcipelago indonesiano, è lunga quasi 2.000 chilometri. Sulla costa sudorientale, il parco nazionale di Waikambas ospita la maggior parte degli elefanti dell'isola. Quella di Sumatra è la sottospecie di elefante asiatico di minori dimensioni ed è anche la più rara. Si stima che in tutto il paese ne sopravvivano non più di 3.000 esemplari. Oltre agli elefanti, molte altre specie sono a rischio di estinzione sull'isola di Sumatra, primi fra tutti gli orangutan, i più grandi mammiferi arboricoli del mondo. Un maschio adulto può arrivare a 100 kg di peso.
Queste gigantesche scimmie, seconde come dimensioni soltanto ai gorilla africani, passano la maggior parte del giorno alla ricerca di cibo. E, come le elefantesse, anche le femmine di orangutan sono madri attente e affettuose che allevano i piccoli per circa 5 anni. L'infanzia di questi animali sembra durare per sempre. Gli orangutan sono intelligenti e pieni di risorse. Questo, ad esempio, sta usando un rampicante per darsi stabilità su una sporgenza scivolosa e recuperare i frutti carnosi caduti dagli alberi. Anche il più grande predatore dell'isola, la tigre di Sumatra, è in pericolo di estinzione. Quest'animale solitario, che vive principalmente nella foresta, può arrivare a pesare oltre 200 kg. Generalmente un maschio adulto controlla un territorio molto vasto, fino a 100 km quadrati. Ne delimita i confini spruzzandoli frequentemente con l'urina per tenere lontani gli altri maschi. Le femmine invece sono le benvenute. All'interno del territorio di un maschio ce ne possono essere 4 o 5. Per le tigri, il parco di Waikambas offre condizioni ideali. I maiali selvatici sono abbondanti e rappresentano una riserva di cibo praticamente illimitata. Anche gli elefanti dimostrano di apprezzare le risorse offerte dal parco, ma alcuni di loro non si accontentano e tendono a sconfinare per saccheggiare campi e piantagioni. Gli esemplari che creano problemi e che potrebbero rivelarsi pericolosi non solo per le coltivazioni, ma anche per gli esseri umani, vengono catturati e portati in un apposito centro in cui verranno addestrati per il lavoro. Mentre il numero degli elefanti asiatici continua a diminuire, la popolazione umana sta continuando a crescere. È necessaria sempre più terra per produrre cibo. E per gli agricoltori la perdita di un raccolto può significare la rovina. Anche gli elefanti, d'altra parte, hanno le loro ragioni. La progressiva estensione delle coltivazioni riduce sempre più il loro territorio e li costringe a rifugiarsi nelle zone paludose, inutilizzabili per le attività agricole. Le paludi tuttavia non possono fornire loro tutto il necessario e per i pachidermi le incursioni nei campi e nelle piantagioni diventano spesso una necessità. Alcuni esemplari si limitano a incursioni sporadiche e occasionali, altri invece, in particolare i giovani maschi, lo fanno regolarmente. Questi ultimi vengono denunciati alle autorità che provvedono alla loro cattura. A questo scopo sono stati importati degli elefanti thailandesi chiamati Konkis, addestrati specificamente per questo compito. Grazie ai Konkis e all'uso di sedativi, la cattura dei giovani discoli non presenta particolari difficoltà. Dal 1985 a oggi, infatti, ne sono stati presi circa 600. La nascita di un piccolo è un evento che coinvolge l'intero branco. Subito dopo il parto, tutte le femmine, dalle più giovani alle più anziane, lo circondano per proteggerlo e per aiutarlo. Saranno poi le femmine più giovani, le cosiddette zie, a prendersi cura di lui, a sorvegliarlo e a istruirlo. Il principale punto di riferimento del piccolo rimane comunque la madre che, nonostante gli aiuti di cui dispone, non lo abbandona per un solo istante. Lo segue durante i suoi primi tentativi di esplorazione nella foresta e soprattutto durante le sue prime esperienze con l'acqua, un elemento che tutti gli elefanti mostrano di gradire fin dalla più tenera età. Per almeno 6 mesi, madre e piccolo saranno inseparabili, anche perché durante questo periodo il latte sarà l'unico alimento del cucciolo.
Poco per volta, grazie agli insegnamenti delle zie e all'osservazione degli altri membri del branco, il giovane elefante inizierà ad usare la proboscide per raccogliere piccoli ciuffi d'erba, ma continuerà a ricorrere al latte materno per almeno 2 anni. In India, assieme a 1 miliardo circa di persone, vivono anche 20.000 elefanti selvatici, la maggior parte dei quali è confinata in aree protette molto lontane dagli insediamenti agricoli. In un ambiente che l'uomo non ha ancora modificato, gli elefanti svolgono un importante ruolo ecologico. Abbattendo gli alberi permettono infatti alla luce di raggiungere il suolo della foresta e in questo modo favoriscono lo sviluppo di una nuova vegetazione che servirà da cibo ad altri erbivori. I primi ad approfittarne sono i cervi pomellati. Anche nel loro caso, come tra gli elefanti, sono le femmine a costituire l'ossatura del branco e a dare l'allarme al primo accenno di pericolo. E un leopardo in cerca di preda è uno di quei pericoli che non si possono proprio ignorare. A est dell'India, in Thailandia, la popolazione degli elefanti si è ridotta di oltre il 95% negli ultimi 100 anni. I circa 2.000 esemplari rimasti cercano di resistere all'espansione umana assieme ai più caratteristici rappresentanti della fauna di questo paese. Il macaco nemestrino, detto anche macaco dalla coda di porco. Il sambar, il cervo più grande dell'Asia. E il kuon alpino, il caratteristico cane selvatico di questo continente. Come molti altri membri della famiglia dei canidi, i kuon cacciano in branco. Hanno appena ucciso una femmina di sambar, ma il suo piccolo è ancora nei paraggi e anche lui corre un grosso pericolo. Il giovane sambar sembra confuso, non sa dove sia la madre. E il branco dei kuon sembra essersi accorto della sua presenza. Per il momento, comunque, i cacciatori hanno di che sfamarsi e se avrà fortuna, il sambar riuscirà a rifugiarsi nella foresta. Accanto ai pochi elefanti selvatici che ancora popolano le aree protette, la Thailandia ospita una consistente popolazione di elefanti domestici. Grazie alla loro forza, gli elefanti hanno trovato largo impiego nei lavori forestali. Ma ora che in Thailandia è proibito il taglio degli alberi, molti elefanti sono disoccupati e alcuni hanno dovuto trovare altri modi per guadagnarsi da vivere. Da quando l'elefante ha perso importanza come animale da lavoro, il suo ruolo economico è stato spostato al turismo. Qui, nel campo di Chiang Dao, gli elefanti danno spettacolo a beneficio dei visitatori occidentali. È avvilente vedere questi animali costretti ad esibirsi come clown, ma probabilmente se non fruttassero denaro ai proprietari in questo modo, verrebbero maltrattati o abbandonati, perché i costi del loro mantenimento sarebbero troppo alti. La cattura, l'addestramento e l'allevamento degli elefanti risalgono a migliaia di anni fa e continuano ancora oggi. Per ogni elefante addestrato ci deve essere anche un maut, il suo conduttore. Fra l'elefante e il suo guardiano si viene a creare un legame molto forte che spesso dura fino alla morte di uno dei due. Con i piedi dietro alle orecchie dell'elefante, il maut dirige l'animale con le dita e spostando il peso del suo corpo. Gli elefanti possono capire anche alcune parole e rispondono a più di 30 comandi. Dato che l'elefante e il suo maut lavorano soltanto poche ore al giorno, resta un sacco di tempo per fare i bagni quotidiani.
I bagni e i massaggi sono importanti per tenere lontani i parassiti, ma è ancora più importante il ruolo che svolgono nel mantenere e rafforzare l'affiatamento tra l'uomo e l'animale. Ogni mahout sa bene che l'acqua è uno dei maggiori piaceri per gli elefanti, indipendentemente dalla loro età. Sono eccellenti nuotatori. Alcuni esemplari si spingono persino in mare, dove riescono a percorrere anche 50 km per raggiungere isole lontane dalla riva. Questi due, però, sembra che vogliano solo giocare tra loro. Oggi, in tutto il mondo, si stanno moltiplicando gli sforzi per salvare l'elefante asiatico dall'estinzione. Ma i programmi di allevamento in cattività hanno avuto finora un successo limitato. La situazione degli elefanti che vivono allo stato libero non è migliore. Il 50% della loro popolazione vive al di fuori delle aree protette e deve fare i conti con la deforestazione e con la distruzione dell'habitat naturale. Questi giganti grigi, tuttavia, continuano a vivere come hanno fatto per millenni, allevando i loro piccoli e cercando cibo in quello che rimane delle foreste dell'Asia. E adesso è giunto il momento di giocare. Siete pronti? Vi ricordo nuovamente in che cosa consiste il nostro gioco. Praticamente ogni settimana io vi propongo una sequenza tratta da un documentario sugli animali. A un certo punto però noi ci interrompiamo e quindi dovete essere voi a decidere come va a finire, scegliendo fra tre possibilità. Adesso lascio Orsetta andare libera, tranquilla per il nostro studio, mentre noi facciamo partire il filmato. Allora, quelli che vediamo sono dei dingo, i cani selvatici dell'Australia. In questo caso due esemplari hanno raggiunto una spiaggia e all'improvviso si trovano di fronte a un grosso varano. Per loro potrebbe essere una buona preda, però allo stesso tempo non si tratta certamente di una preda facile. Il varano sa difendersi, però i due dingo proseguono nel loro attacco. Uno riesce a catturarlo, a un certo punto ecco, fermiamoci qua. Che cosa succederà? Dovete scegliere, come avevo detto, fra tre possibilità. Abbiamo la risposta A, i dingo catturano il varano. La risposta B, il varano azzanna un dingo e lo trascina in acqua. La risposta C, il varano riesce a scappare lasciando i due dingo con un palmo di naso. Allora, credete di aver capito? Se è così, scrivete la risposta per esteso o anche soltanto la lettera dell'alfabeto che la contraddistingue su una cartolina postale con il vostro nome, cognome, indirizzo e numero di telefono e inviatela alla RAI, Radio Televisione Italiana, concorso Il Pianeta delle Meraviglie, casella postale 722 1100 Torino. Mi raccomando però, scrivete subito perché vi ricordo che parteciperanno al concorso solo le cartoline inviate entro e non oltre la mezzanotte di venerdì prossimo. Volevo ricordarvi anche una cosa, se qualcuno di voi volesse rivedere la sequenza per avere le idee più chiare, può farlo semplicemente digitando il nostro indirizzo internet www.ilpianetadellemeraviglie.rai.it. Ripeto, www.ilpianetadellemeraviglie.rai.it. Fra tutti coloro che avranno indovinato la risposta esatta, verrà sorteggiata la nostra bellissima telecamera digitale. E adesso invece vediamo dove è andato per noi questa settimana il nostro Davide De Michelis. Quella è l'isola della Gorgona, una delle sette dell'arcipelago toscano. In quell'isola c'è un carcere, ci vivono solo detenuti. Insieme a loro però ci sono anche alcuni animali. Siamo venuti a vedere come convivono detenuti e animali in carcere. Questo penitenziario è un po' speciale. I detenuti, infatti, possono convivere con molti animali, domestici e non, perché nell'isola ci sono solo loro. Anche gli allevamenti vengono trattati in un modo particolare. In carcere non c'è fretta, le ore scorrono lente e la compagnia di un animale può essere l'unico momento lieto della giornata.
Qui, nell'isola di Gorgona, vivono circa 130 detenuti e una cinquantina di guardie carcerarie. Ma non sono soli. Qui, ad esempio, c'è una serie di colonie di gabbiani. E poi ci sono anche altri animali. Alcuni addirittura vivono in cella con i detenuti. Andrea fa il cuoco. Quando finisce di lavorare, non rientra in cella da solo. Con lui c'è sempre la Nina, il suo gatto, che gli fa compagnia per tutta la notte. E tu a questo punto, dopo tanto tempo che vivi col gatto, riusciresti ancora a stare senza? No, penso proprio di no. Lei è un'amica, è tutto per me. È tutto, è tutto. E questa è la voliera. Quanti uccelli ci sono qua? Una trentina. Una trentina? 30, 33. Sarà un caso, ma proprio qui, in carcere, il gatto entra nella voliera degli uccellini e non succede nulla. Forse ha capito che anche i volatili sono amici preziosi per i detenuti. Uno al giorno ne nasce. E mi fanno davvero compagnia, che molte volte ci troviamo soli, soli proprio nelle nostre celle. E con un animale ti fa compagnia, dai. Io addirittura con Nina ci parlo. È sporco, giunti! Chiudi il sardino sporco! Guarda che bocca sporca che c'hai, va! Qualche volta sembra addirittura di essere al circo, ma non è così, perché è un gioco. I detenuti con gli animali ci giocano e Sabino, che qui chiamano Mosè, si diverte più di tutti. Ciruzzo, che va sempre a giocare. Dammi qualche mozzicone qualche volta, di questo poi senti. Se mi do un mozzicone, tu un mozzicone non mara a me. Come ti piace, un mozzicone non mi devi dare. Capito? Aio! E andiamo! Aio! Che devi fare là? Sorriso. Sorriso per la stampa. Eccolo, Melina Baby. Andiamo, vieni qua, Mariolo! Anche gli animali d'allevamento alla Gorgona hanno un ruolo particolare. Mosè, infatti, riesce a giocare anche con loro. Certo, lui potrebbe giocare con chiunque, ma questi animali sono i suoi unici compagni di lunghe giornate, anzi, di anni di detenzione. Ecco perché anche loro diventano in qualche modo degli amici. Gli animali, specialmente i maiali, i cavalli, gli asinelli, che poi ti farò vedere, mi danno più soddisfazione dei cristiani. Boh, non so perché, forse sanno che io li tratto bene. Fra i vari allevamenti non poteva mancare quello di conigli. Ma ancora una volta non si tratta di puro e semplice sfruttamento. Sì, perché anche i conigli hanno qualche cosa da dare. Con i conigli in particolare cosa hai scoperto? Amicizia, più che altro. È un'amicizia che c'è con loro. E fra i tanti animali, quelli che fanno più compagnia sono certamente loro, i cani. Questi cuccioli hanno poche settimane, ma sono già stati prenotati dai detenuti di varie sezioni. Per ora sono ancora con la madre, ma fra poco andranno a vivere in diverse celle. Come Brudy, che dopo una giornata in officina col suo proprietario, non abbandona nemmeno la sera. È da molto che sta con te, Brudy? È circa 2 anni. E riusciresti adesso a stare senza il cane, anche in carcere? Beh, sarebbe molto triste. Non avere un amico è molto triste, poi specialmente come Brudy. Non c'è solo Brudy fra gli amici animali di Mauro, ma certo è lei la sua preferita. Perché solo Brudy gli fa compagnia sempre, soprattutto nei momenti di maggiore solitudine. Ti ha fatto un cazzo, sei, eh? Brudy accompagna Mauro in cella tutte le sere e poi sta con lui fino a quando è ora di andare a dormire. Nel carcere della Gorgona c'è spazio anche per gli asini. Questi sono Pasqualina e Davide. Li tiene sempre lui, Mosè, che ha trovato il modo per giocare e scherzare anche con gli asinelli.
dice, ma che volete dammi? Questi animali nell'isola non svolgono nessuna attività, ma non importa. Quel che conta invece è che anch'essi, a modo loro, fanno compagnia ai detenuti. Spiegami una cosa, Sabino, perché lui l'hai chiamato Davide? Perché? Proprio come me. Come te? Perché Davide l'ho dedicato al prete di qua da Gorgona, padre Davide. E così, per gioco. Non mi do mozzicone! Vedi com'è gelosa lei? Mi mozzica perché stai sì, carezzando perché Davide. Non vuole che deve stare da. Vedi? Non mi do mozzicone. Davide! Vieni! Ma no, ecco, potremmo fare sta vita tutti e due. No, dico se potremmo fare sta vita, da? Pigli la sigaretta. Aspetta. Fa una poca mafiosa, eh? Fa mafiosa. Andiamoci. Anche la polizia penitenziaria vive la solitudine dell'isola. E così molte guardie hanno scelto la compagnia del cane. I cani nell'isola non sono molti, ma quei pochi che vivono qui bastano già per movimentare la vita della Gorgona. Questa guardiola è stata abbandonata 4 anni fa. Ora quest'angolo dell'isola, Cala Maestra, è diventato il regno dei gabbiani reali. C'è solo più qualcuno ogni tanto che viene a fare una passeggiata. Come noi questa sera con Betty, il cane più anziano dell'isola. La Gorgona è un paradiso naturale. E anche chi vive in carcere deve rispettare i delicati equilibri dell'ambiente. Adesso voglio farvi vedere delle immagini incredibili, ma anche molto drammatiche, accadute in Italia. Guardate con attenzione. È ottobre, ci troviamo in Sardegna e ci sono i mufloni che combattono fra loro per la conquista delle femmine. Che cosa succede però dietro a questo cespuglio? Vedete, gli animali si sono intrecciati con le corna. È una situazione molto rara, dalla quale è davvero molto difficile uscire. Sapete chi ci ha portato queste immagini? È venuto a trovarci un amico ormai da Impiedi tra le Meraviglie, un telespettatore, Antonio Pisanu. Ciao Antonio, di Nuoro, sì, un naturalista, un amante degli animali, anche documentarista per passione. E che cosa è successo? Insomma, Antonio, tu ti trovavi in Sardegna nel periodo ottobre, vero? Sì, proprio ottobre, nel periodo degli accoppiamenti e quindi dei combattimenti. Noi siamo andati proprio per filmare, per documentare i combattimenti, come facciamo quasi ogni anno. Però il giorno è successa questa cosa particolare. Ad un certo punto, mentre seguivamo con le telecamere un branco che ci sfilava praticamente sotto, ci siamo resi conto che due esemplari rimanevano vicino a un cespuglio, così come nascosti, o perlomeno a prima vista sembravano nascosti, e non partivano insieme agli altri. La cosa ci ha chiaramente incuriosito. Abbiamo guardato meglio e i due animali erano intrecciati, avvinghiati proprio tra di loro per le corna spirale che certo. Non lasciavano scampo. Quindi abbiamo girato, cioè abbiamo puntato l'attenzione verso di loro e ci siamo resi conto che si stavano sfracellando sulle rocce perché praticamente scendevano lungo questo ghiaione e continuavano a sbattere, erano terrorizzati. E poi si vede anche perché a un certo punto sono stremati, non sì, riescono sono stremati, a muoversi. Sembravano due mantici, una cosa incredibile. Terrorizzati, forse sentivano la nostra presenza o forse erano allarmati dal fatto che il resto del branco fosse già partito, per cui insomma era sempre un segnale di pericolo per loro. Senti, allora tu vedi che questi animali non riescono più a divincolarsi, addirittura hanno uno dei due, si vede chiaramente in queste immagini, ha la lingua fuori, no? Non riesce quasi più a respirare e quindi tu decidi di intervenire. Hai anche coraggio perché a un certo punto sono animali fortissimi, pesano circa 70 kg, sì, comunque hanno una forza. Guardate in questo momento come riesce uno dei due a scaraventare dietro la sua schiena l'altro esemplare. Sì. È una forza... Soprattutto nel collo è la forza del muflone. È veramente impressionante. Insomma, tu a un certo punto decidi di intervenire. Sì, praticamente loro sono arrivati al confluvio, alla fine del ghiaione. Erano stremati. Sapevamo che 50 metri più avanti c'è un dirupo
quindi sarebbero caduti, sarebbero di sicuramente sotto, quindi caduti, sarebbero caduti. Morti. Oppure, nella peggiore delle ipotesi, avrebbero continuato stremati, non potevano più mangiare, non potevano bere, insomma, sarebbero morti di inedia praticamente. Sì. Quindi, insomma, abbiamo deciso di intervenire. Ho lasciato la telecamera. Ecco, guarda, adesso si vede proprio il momento in cui tu ti sei avvicinato, però non riesci a liberarli. Gli animali non si muovono neanche più. Gli animali non si muovono, però facevano sempre tensione con le corna. Infatti io ho un po' di paura che rimanessi con le dita praticamente in mezzo a questa morsa delle corna. Guardate adesso. Adesso sembra che Antonio ce l'abbia fatto, è uscito naturalmente dall'inquadratura, perché queste sono le immagini che ci ha dato proprio Antonio, realizzate certo, con la sua telecamera, fissa, che giustamente aveva lasciata, abbandonato da una parte proprio per aiutare gli animali. Però una scena bellissima. Adesso Antonio è stremato, distrutto dalla fatica, perché appunto questi animali sono forti, è bellissima, ma si vede anche nella fotografia che ti ha fatto il tuo amico come tu gioisci, certo, perché vedi questi mufloni allontanarsi. Sì, sono due vite, sono comunque due vite salve. Hai salvato due vite, certo. Bravo, anche perché molte persone dicono no, bisogna che la natura faccia il suo corso, ma lì la situazione ormai è diversa, vero? No, infatti qui non siamo in un grosso parco nazionale, non siamo in un ambiente dove... per anni vita e morte seguono il loro corso normale. Qui praticamente la selezione naturale avviene soprattutto a suon di fucilate da parte di bracconieri, per cui non mi sembrava francamente il caso che altre due vite, poi tra l'altro due animali nel pieno vigore, perdessero l'occasione di riprodursi. No. Hai fatto bene, Antonio, sei stato veramente molto coraggioso e molto determinato, e di questo credo che anche le persone che ci stanno seguendo ti siano grate. Grazie ad Antonio Pisanu, adesso noi ci trasferiamo in Groenlandia per osservare uno degli animali che certamente fa nascere in noi grandi sentimenti di tenerezza, che è il cucciolo di foca. Nel Golfo di San Lorenzo, sulla costa atlantica del Canada, l'inverno sta per finire. Dopo aver percorso migliaia di chilometri in mare aperto, seguendo la gelida corrente del Labrador, le foche della Groenlandia fanno ritorno alle isole Maddalena per dare alla luce i piccoli. È un evento che si ripete da migliaia d'anni con cronometrica precisione. I piccoli nasceranno, saranno allattati e protetti e alla fine si faranno strada verso il mare. Gli adulti si accoppieranno nuovamente, il ghiaccio si scioglierà e scomparirà ogni traccia della loro presenza. Così, in questo breve periodo dell'anno, tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, centinaia di migliaia di foche si riuniscono fra questi banchi di ghiaccio. Dopo una gestazione di circa 8 mesi e mezzo, questa femmina si sta preparando a partorire. Appena nati, i cuccioli sono lunghi quasi un metro e pesano una decina di chili. La pelliccia li protegge dal vento e dal freddo. Ma per sopravvivere devono immagazzinare rapidamente abbondanti riserve di grasso. Alla madre bastano pochi secondi per stabilire un forte legame con il suo piccolo. Lo fa annusandolo e ascoltandolo, memorizzandone l'odore e la voce. Da questo momento sarà in grado di riconoscerlo fra tutti gli altri della colonia. Accetterà e allatterà soltanto lui. Per fare provvista di grasso, il latte materno è l'ideale. Quello delle foche è un latte denso e ricco, con una percentuale di grassi 12 volte superiore a quella del latte di mucca. Nutriti con regolarità, i piccoli crescono rapidamente, aumentando di 2 kg al giorno. Assieme al peso, cresce anche l'interesse per il mondo che li circonda. E la telecamera che li sta riprendendo è sicuramente un oggetto interessante.
Nei primi giorni di vita, comunque, i piccoli passano la maggior parte del tempo riposando sui banchi di ghiaccio. Qui non ci sono predatori a minacciarli, non ci sono orche né orsi polari. Fino a qualche anno fa, l'unica minaccia era costituita dall'uomo, che uccideva le piccole foche per impossessarsi della loro pelliccia candida. Oggi, fortunatamente, la specie gode della più completa protezione e il massacro è cessato. Per le prime due settimane della loro esistenza, i piccoli dipendono interamente dalle madri, che li allattano a intervalli regolari e, tra una poppata e l'altra, insegnano loro a destreggiarsi nel desolato ambiente artico. Questo ambiente, tuttavia, non è fatto solo di neve e di ghiaccio, è fatto soprattutto di acqua. Ed è proprio con l'acqua che le giovani foche devono prendere confidenza. Per un cucciolo, entrare nell'acqua significa entrare nel mondo degli adulti. La madre lo sorveglia con attenzione. Sa, per istinto e per esperienza, che nell'acqua si possono nascondere molti pericoli. Il piccolo sta a galla naturalmente. Grasso com'è, non potrebbe andare a fondo neanche se volesse. Questa femmina sembra insistere perché il piccolo rimanga in acqua e impari bene la lezione. Una lezione che, a quanto sembra, non è però di suo gradimento. Ma la madre è inflessibile e non si lascia impietosire dalle proteste. È un comportamento abbastanza insolito per le foche. I cuccioli, in genere, devono trovare da soli la strada verso l'acqua, dopo che le madri li hanno abbandonati. Sono passate soltanto due settimane dalla nascita dei piccoli e sul ghiaccio fervono nuove attività. I maschi cominciano a corteggiare le femmine, seguendole con insistenza sulla banchisa gelata. Qualcuna, però, non sembra ancora disposta ad accoppiarsi. Ma è solo questione di tempo. Prima o poi, tutte le femmine finiscono per accettare le attenzioni dei maschi. Una volta terminato il breve periodo degli amori, le femmine se ne vanno, lasciandosi alle spalle delle giovani foche, il cui peso corporeo è determinato per più del 50% da grasso. Il grasso sarà la loro unica fonte di energia per le settimane a venire, fino a che non avranno compiuto la muta del pelo. In breve tempo, sotto il bianco mantello giovanile, comincia ad apparire la pelliccia liscia e morbida, caratteristica della foca della Groenlandia. Questa trasformazione richiede tempo. Nell'attesa, i piccoli consumano le ultime riserve di grasso, diventando più snelli e idonei alle lunghe nuotate che li aspettano. Finalmente sono pronti ad affrontare il mare. Presto avranno fame. E quando sole, pioggia e vento distruggeranno il banco di ghiaccio su cui sono cresciuti, non avranno alternative. Dovranno nuotare e procurarsi il cibo nell'oceano. Sono ancora troppo giovani e inesperti per andare a caccia di pesci, ma sono già in grado di catturare i gamberetti e gli altri piccoli animali che vivono in superficie. Mentre i banchi di ghiaccio si sciolgono, le giovani foche cominciano a spostarsi lentamente a nord-est, verso la costa occidentale della Groenlandia. Ma fra qualche anno torneranno alle isole Maddalena per dare vita a una nuova generazione. Orsetta,
Orsetta, lo sai che cosa è successo? Lo sapete voi, una cosa bellissima. Abbiamo appena ricevuto una telefonata da una giornalista di un'altra produzione e ha deciso di adottare Orsetta. Quindi finalmente abbiamo una storia a lieto fine. Però comunque noi non dobbiamo invece dimenticarci tutti quei cuccioli che vengono sempre abbandonati durante l'estate. Cuccioli che spesso fanno una brutta fine perché non trovano nessuno che si voglia occupare di loro. Ma non soltanto cuccioli, a volte vengono, anzi troppo spesso vengono abbandonati animali adulti, animali che hanno dato a noi tutta la loro vita in cambio di niente. Quindi ricordiamoci di insegnare ai nostri figli che un cane non ha un cuore a fisarmonica, come diceva una persona che ha dedicato proprio la propria vita a questi animali. Soprattutto non è un oggetto e non si butta via. Ciao, grazie di essere stati con noi. A sabato prossimo.